Ehi, benvenuti a tutti in Anime Super Show. Giocheremo a Norotus No, The Binding Cristo. of Isaac Rebirth. Non potete farmi queste cose di lunedì. ci sarà prima o poi la live dove Norotus Ce n'è capisci stata che una. deve dirlo in Ce n'è stata una, io te la no, invoco. poi Te lo giuro. giocheremo a Super Fight, che è molto 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 bello. E non vi dico un cacchio Quella di poi cosa sia. voi ci darete una, dovrete votare, quindi siete Sì. parte E poi integrante. giocheremo a feudalesimo familiare, ovvero Family Feud, che non si traduce feudalesimo familiare, lo so. Ah, vabbè. Regaleremo Cora. duro duro Cora, che non lo so, io ho detto a cazzo regaliamo quello ed era Cora. E poi regaleremo Daivo Kiko, anzi dillo Dillo tu, meglio, esatto. Daivo Kiko! Perfetto. Boh, iniziamo, oggi ci abbiamo il culo pesante, Ci andiamo. dicono di stuprare Giuda Sides. Judas? Giuda, Sellar XL, giusto o sbaglio? Aspetta. S9 Sì. NAGM88 per chi Confermo. Giuda, tutta la S9 vita. NAGM88. Minchia, partiamo bene come Sellar primo oggetto. XL, sì. Sì, va, andate tutti in Sì. su, avete la prima stanza degli oggetti, ve lo Ecco, consiglio. io sono andato giù, ci sono più piani esplosivi. Fantastico. No, Quindi no, no, no bene, no, no bene. No Oh, io bene. ce Ah, l'ho. il Ma filter. io non ho l'audio. Filter, ok, ottimo. Secondo C'è me l'audio. non sentivo l'audio di. Non sentivo tanto, ma il fatto Sopra che io queste non ho. mettano. Scusa. Sopra io non ho abbastanza il tesoro. Sopra e Neanche io. sopra, due Ma più stanze avanti, sopra. cioè, sopra, sopra, sopra. Due Ah, stanze sopra. sopra. Perché ci sono dei ragni, ci sono. No, No, c'è io una appena mazza. salgo sopra, però non E c'ho la anche sopra, fiducia. sopra. Ma che cazzo Ragazzi, di. insomma, c'è un No, no, io retinato. c'ho lo Norotus, stesso sei layout di retinato. Edo. Paradossalmente, per una volta abbiamo lo Mi sa. stesso layout. Sono in hard mode quei due, fidati. Ma io sono giusto, io Io sono sono. Ah, io normal. sono in hard mode, è vero. È vero, porco. Guarda me che è il mio layout. Porco. Mi dite un attimo, Sid, please. S9 S9 NA GM88. Ok. Posto. La 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 la. Grazie Eh sì, minchia, è intanto. diverso. Oh, bello, Sì, è hard, è normal, è diverso. Prego, caro. Quando posso essere inquietante, guarda, tutte le volte che vuoi. Volevo dire, avevo una cosa intelligente di cui parlare. Ah sì, avete sentito del gioco Soma che è uscito? Mezzo horror, sembrerebbe. Sì, Sì? Ho sentito parlare Ci molto sto bene. giocando. Chi ci sta giocando? Westfall. Io, Non essendo piace. un horror, no. È un Grazie, horror, piacere. Però credo No. sia più Io sono psicologico stato che altro, tipo. inghiottito da Elite. È Quindi. amnesia nello spazio. Circa, Oh, oh. circa. Adesso Westfall dirà: non è vero, Gumblot! Ok, non è Sì, proprio no. amnesia nello spazio, ma degli stessi di amnesia. L'idea è quella, dai. Dagli stessi di amnesia, addirittura. Su. Per Non lo sapevo. dire, Sono porco. curioso allora. Io so, non hai sto zitto, non mi pronuncio su giochi di quel genere. Io farei una Posto. serie fosse in te, Norotus. No, non sono il tipo da gioco horror, però avevo visto tipo l'intro e non mi era dispiaciuto. Non come horror, ma come. No, 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 non Diventi uno farò. screaming youtuber. Esatto, diventi uno screaming youtuber tu. No, no, non c'è bisogno. No, ma perché io no, non è che griderei, mi prenderei il colpo, starei zitto, mi E scenderebbe una muoio. lacrima e spegnerei la Esatto. registrazione. È così che. No, non c'è Ah, alternativa. ok. No, io urlerei e poi svengo e vado ad annicchiarmi in un angolino. Sì, Io, hai oppure ragione. io, come ho Fa fatto danno per un io com po'. come ho fatto in Until Dawn, urlo, parolacce mischie e se va avanti. Siamo Parolacce. uomini. Siamo uomini, veri Non puri. tamburi. No? Non tamburi. Ma scusate, voglio parlare del fatto che forse su Rebirth ci sarà la grafica vecchia di Ice, cioè. No, Dai. no, no, è una no, mod. È secondo una me mod, troppo. c'è una mod figa, la scaricatela tutti. È bellissima. Una mod È che ancora è ancora in costruzione, innanzitutto. Guarda Quando che sarà figata hanno pubblicata fatto la in mod pixel ufficiale, art, credo perché sia bisogna esistente. tornare. Esatto. Come quando Sono Macmillan ha d'accordo. annunciato il filtro dicendo: se non vi piace la pixel art, fatemelo dire, non capite un cazzo. Allora potete Esatto. attivare il filtro. Però c'è il filtro. Se volete c'è il filtro, ma sappiate che. Ma ha Vi fatto odierò. solo. Cioè, che tra l'altro tutti noi giochiamo col filtro, se non sbaglio, Io no? Su no. YouTube Mai, si vede. mai nella vita. No? Io Io ho il sempre il filtro. filtro Io la che parlo prima con la. cosa che sono in. Non vi parlate uno sopra l'altro. Tossici. Se avessi finito. Chi inizia però adesso? Chi parla? Praticamente Esprimetevi ora. No, ho usato il buco dell'aria. avevano rotto la fuccia tipo in 200. Si vede male, è un filtro,
e quindi uso un filtro. Ma gli devi dare le lamate nelle ginocchia a quelli. Non hanno mai giocato con un Game Boy Advance. Devono morire, sì, tra l'altro. Sì, esatto. Io ho giocato con il Game Boy Advance. Era un'opzione retro. Chi non ha mai sofferto andare per catturare dei Pokémon leggendari col Game Boy contro luce mentre non ha vissuto. Ma io anche. E proprio per quello la prima cosa che ho fatto quando ho aperto Rebirth è stato filtro. Uff. Proprio no. Una mano. Affatto, io non mi perdo se di caso. Di d'altronde. Quindi guarda. Ammazzo qualcuno. Oh. Spirit of the Night. Io prendo perché sì. Adoro. Sì, Spirit of the Night. Mi sta facendo pensare troppo a Rocky Horror Picture Show, Spirit of the Night. Ebbene. So che la situazione non è uguale, però pensare alla formulazione della parola mi fa venire in mente. Ci sta. Nessuno l'avrà capita in chat, non sono sicuro di questo. Sì, io l'ho vista, ma non me la ricordo, non l'ho capita. Ho visto Rocky Horror Picture Show, però questa mi non ho. Ma avevamo le canzoni in macchina. Sì. Mi ricordo, sì, mi sembra di sì. Mia mamma aveva le canzoni del Rocky Horror Picture Show in macchina. Spirit of the Night. Quindi Mac è più veloce di me in questo momento, state dicendo. Sì, in questo momento sì. Vabbè, ma un attimo, non è che durerà ancora tanto. Sto cercando disperatamente delle bombe. No, Mac, ci ho provato, non riesce a scoppiare tutto. Infatti. Anche perché anche solo poi in quella del sacrificio dentro c'è... una roccia da far esplodere, ma ecco, appena scendi ne trovi due poi sotto, ma porco fa culo. Siete stati nella prima del sacrificio? Sì, una tears up e una tears down. Ah no, esatto, sì, no, sì, ce l'ho. Cosa c'era in quella di pietra, Norotussino? C'erano due bombe e una troll bomb e un cuore grigio. Cazzo. Ah, vado subito nella prima stanza del sacrificio. Sono qua. Cos'è il cuore grigio, scusa? È il cuore di Fede. È il cuore grigio. No, perché era una battuta. Cuore blu. Grigio. È blu, cazzo. Io ho amici di Seste che li ho incontrati, mi ha detto, oh, anch'io sto per i cuori grigi. Per dirvi, cioè sto mettendo su un esercito. Non avete capito. E i tuoi amici di Seste. Non avete capito. Ma chi? Chi l'ha detto? Uno dei miei più grandi fan. Ah. Un funz. C'era un tears up e un tears down dentro, sì. Sì, te l'ha anche detto. Te l'ho anche detto, tra l'altro. Sì, ma non ho cagato. Ho sentito solo della frase, ho sentito solo tears up. Basta. Magari anche quel grigio. No, anche non ho chiavi, però è mo. Cazzo. Secondo Passepartout in due piani, tra l'altro. Ah, c'è il Passepartout anche sotto? Sì. Io non ce l'avevo sopra, perché qualcuno me lo spiega. Cos'è il Passepartout, scusate? La chiave quello che apre tutte le porte senza... Ah, io non l'ho trovato. Mi manco. Io scordo tutto. No, dov'è l'Ebitisama? Abbiamo... È nella stanza della sfida. Ah, ah no, mica, io sono lento stavolta. No, a me la stanza della sfida ha dato una bomba e un cuore spirituale. Abbiamo ha dato anche una... Anche a me. Anche a me, bomba e cuore spirituale adesso me li ha dati. Boh, strano. Abbiamo l'Isaac Tiger. Ma, no, dimmi cosa c'era. Dimmi che non c'era una roba figa nella stanza degli oggetti. Devo vedere. Però in compenso ho trovato un cuoricino eterno io prima. No, ma c'è... Scusa, no. Deck of Cards. Ah, ok. Perché non hai chiavi, Edo? No. Ma mai? Io non ne ho una. Ti ho trovata una al piano di sopra che ho usato. Io ho usato sullo scrigno della roccia tinta. Esatto. Quoto Rotus. Intanto non mi a caso dice cuore grigio forever and ever. Oh, visto che c'è gente che mi sostiene. Ah, nell'arena. Esatto, te lo stavo per dire. Se vinci l'arena. Cosa? Young Man, che ha best carta EU. C'è il Passepartout. Meno male. Si chiama Passepartout. Golden chiave dorata. Aspetta, è Passepartout. Spera tu. Assorbita. Oh, io me la compro la chiave sotto. Angle. Ah, oh, attore. Posso proporre un... Ah, ecco, ora gioca dei Dangerous, ma posso proporre una domanda per il giveaway? Ma se vuoi. Però poi non puoi rispondere. Puoi rispondere, no, però va bene, sì. No, senso, se no... Ma credo che sia perché ce l'ha tutte e due, credo. Per sì, perché devi chiesto. Capire che quando hai comprato Elite Dangerous l'hai fatto felice perché lui si droga di Elite Dangerous. Ma è favoloso, è un gioco meraviglioso. È sempre adorato quel genere di giochi. Però ho detto, stava 60 euro, ho detto, aspetta un attimo. E c'era, adesso era tipo a 20 euro in sconto, ho detto, no, non posso esimermi.
Ho giocato per 3 anni di fila, quasi tutti i giorni, a Freelancer, che era praticamente un Elite 20 anni fa, tipo, no, 20 anni fa no, però 10 tutti, ed era meraviglioso, ci ho perso la vita lì dietro, ho detto, ho visto Elite e mi sono subito innamorato, e adesso, purtroppo, sono una pippa clamorosa, ogni tanto mi fa venire il mal di FPS classico, quello mio, il classico. Il mal di FPS. Però cazzo, meraviglioso. Oh, Gino Saggi Holocaust, grazie per esserti riscritto. Non so perché il login non è apparso, però va bene. Yeah, solo per il nome meriti veramente i baci. Ma adesso andiamo e li diamo. Il gioco della vita, il gioco della vita. Bello. Quadshot, buongiorno. Ah, io devo arrivare. Sono molto lento, molto. Ricordo, aspetta, faccio un attimo di pubblicità, perché a parte che vabbè, vi invito a iscrivervi al canale di Norotus Games nel caso non l'abbiate ancora fatto. È un ragazzo è molto bravo e professionale, tu sei d'accordo? No, io sono un coglione. Io non lo conosco, esatto. Ma no, io sono giapponese. Cioè, è daltonico, ragazzi, già solo per quello dovessi iscrivervi. Scemo del cazzo. Ci partiamo qua. Sono giapponese. Cos'è? No, ti sei perso uno di noi. Tormentone. Light Creeper 17, benvenuto. Ecco, ma io non ho capito da dove sei uscito, io sono giapponese. È un Facebook. Un'immagine. Ma ho capito, da Facebook, ma da chi? Chi è il minchione che l'ha detto una volta e l'ha fatto diventare la meme? Un giapponese su, credo sia un servizio su Sky, mi sembra. Sì, penso di sì. Intanto Sky Arrow 00, nuovo iscritto, ti stimo professionalmente. Stimo professionalmente anche te. Così almeno, diciamo, sì, praticamente sono andati in una chiesa a chiedere ai napoletani pregavano San Gennaro. E l'hanno chiesto sto qua con la maglietta del Napoli, che è asiatico, palesemente. E si fa, cosa chiede San Gennaro? E lui ha risposto, ma sono giapponese. E tra l'altro, nel momento in cui stava zoomando fortissimo sul suo faccione, sì, mi sembrava proprio tutto organizzato ad arte, proprio. Dico solo Mom's Knife e Quadshot. Sembrava... Non lo so dire, ma io sono coreano. Sembrava un po' il Dramatic Prayer Dog, quello quando si girava, il cane della prateria drammatico, quello che quando si girava così. Ah, era Dramatic Chipmunk. Io chiamo Prayer Dog, vabbè, perché il cane della prateria. Nessuno sarà mai memato bene come il Dojo. For Chanko, il Dojo ha fatto il capolavoro della nostra generazione. Prateria. Prende, ti porta via. Siamo già in quella fase dove cantiamo. No. Io stavo facendo pubblicità a me stesso. Comunque, vi ricordo che mercoledì sera alle 9 farò una live sul mio canale Twitch. Iscrivetevi. Ma perché hai detto di iscriversi a Norotus Games? Che non lo conosco, ma sicuramente è un campione. Ve lo spiegherò poi. No, ma tutte a parte, iscrivetevi al canale Twitch mio, ce l'avete, l'ho scritto in chat per 6 ore prima, lo trovate davvero, ve lo giuro. E comunque mi chiamo La Mente di Edux e c'è la mia fotina, quindi sbarazzinate e lo trovate. E mercoledì sera farò delle live da solo, saranno single, ci sarà la live settimanale fissa del mercoledì, come spiegherò nel video che se lo sbatta farò uscire domani sul canale. Scrivi in chat qualcosa così possono arrivarci da lì. Lo so, ma l'ho scritto prima, scrollato. Ma Argo ha fatto. Argo. Mamma mia. Devi sempre pensare al fatto che c'è Argo. Hashtag ci pensa Argo. Davvero. Anche ieri, e tipo, quindi... si giocava, moderava uguale. Cioè, esatto. Era proprio... Sì. Me ha il dono dell'ubiquità. Tra le chat e anche in live, cioè, rendiamoci conto delle capacità di quest'uomo. Al dono dell'ubiquità, però solo della chat, cioè, anche... non nella vita ma nella chat. C'è da dire che anche Knight ieri ha fatto un lavoraccio, c'è stato un momento difficile, c'è stato un grosso momento, quando c'è stato il bestemmia time, esatto, tipo, quella roba lì. E lì è partito, nonostante le difficoltà che aveva con Twitch, si è anche scusato, ha fatto una scusa molto giapponese, si è scusato in maniera anche molto giapponese, si è inchinato per il problema, anche se non era colpa sua, fondamentalmente. Quindi... È molto giapponese. Molto giapponese. Basta. Abbiamo veramente i mod migliori della... Credit card! Tutto mio. E comunque saranno la live che farò io il mercoledì fisso, saranno live da solo in cui affronterò, tra virgolette, se si può usare il verbo affrontare, un gioco, nel senso che lo farò in modo difficile, cioè cercherò di fare delle sorte di
No, challenge, finire in modo sbarazzino dei giochi difficili e finirli. Sbarazzino, cioè, sul soffitto, challenge. È preciso come dire challenge, però l'idea è quella, cioè. Dimmi one second. Come scritto? Time at, benvenuto soffitto. Grazie per seguirmi su Twitch, anche se ora come ora sto streamando su YouTube. Continuate pure. Vabbè, ma è giusto così. Boh, venite a vedere e divertitevi. Divertitevi. Non vi dico che cazzo sia nient'altro perché ve lo dovete scoprire. Cioè, nel senso, se dico subito, ah, mi sto per suicidare. La sorpresa è che faccio mia mamma. No, cioè. Ma l'hai già detto? Non l'ho detto ieri. Ma era, erano ieri con 30 persone. L'hai detto ieri, cazzo. Con 30 persone. Ricordo che l'hai detto ieri. Sì, no, 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 nel senso, era un, mi sono fatto di acidi pesanti o l'hai detto, cioè, ieri? Era questa la mia domanda. E gas, con no, credit detto, card prendo tutto a gratis. Olle. Sì, esatto. C'è fratellino Bobby, c'è chiodo, c'è lo stab, stab, stab. Mamma, mamma. Non, non avete preso il coltello di mamma? Sì, sì, sì. Sì, che l'ho preso. Pure. Ma dove gratis, siete, la... scusa? Cosa? No, io non l'ho trovata la credit card, davvero. Nella... Era nella stanza, facendo esplodere i tre teschi nella stanza del, delle punte. Ma in che cosa? Ma sul soffitto, Z-Admin. Capiamoci. Era nella prima di Necropolis 1, che non ricordo assolutamente che cazzo. Sono in catacombe 2, quindi sono tornato indietro. Siete di nuovo, ma avete di nuovo sorpassato, in poche parole. Ah, sì. Ma Mac, era, ma era plausibile che sarebbe successo, sì, a breve, sì. Non so. Io ero tutto manzissimo, dicevo, ah, finalmente, oggi inizio prima e finisco prima io. Sì, 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 sì. Credici, sì. Mac, credici. Esatto, credici. Non te le pills. Vabbè. Comunque io questo quad shot me lo prendo molto volentieri, mi piace. Ma fidati che poi, con mom's, con mom's knife poi è tanta roba. Bene. Bene, bene. Così è un po' una rana un po' diversa. Sempre quelle più rane che ci piacciono, che sono OP, però sono un po' diverse. Oh, there is option, buongiorno. Mi dicono Z-Admin non crede nei cuori grigi. Noi ringraziamo. Sì, però beh, gli devo credere comunque, cioè lo devo comunque ringraziare per essersi iscritto. Poi c'è soffitto! Passerà per la redenzione. Dinosaggi, Olocausto. Benvenuto sul soffitto. Olocausto, Olocausto, scusa. Nucleare, ovviamente. Nucleare, chiaramente. Sì, sì, ovviamente. Per carità, no, 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 no. O cannibal al massimo. Cioè, no, non fraintendetemi, non ho nulla contro la. Ci sono due tipi diversi di olocausto accettabile, quello cannibale e quello nucleare. Basta. Devo ammettere che un olocausto sugli stupidi sarebbe l'altro, il terzo accettabile, che servirebbe, no, in questo, no, mondo. Però. Io dicevo, era un film. Era. Sì, cannibal olocausto. Sì, no, so, era una, discutibile film, diciamo. Mettiamola, sì, che diciamo che era un po' una. No, a livello di cannibali. Adesso, battute a parte, a livello di cannibali pare sia molto figo The Green Inferno, il nuovo film di Eli Roth. Ah, sì, che è detto che si ispira a schifo a Cannibal Holocaust. Sì, ho visto, ho visto il si chiama il cinema snob parlarne un po'. Ha detto, sì, bello, ma se devo vedere un film di cannibali vedo Cannibal Holocaust. Ho capito, ma se hai già visto Cannibal... Se l'hai già visto, ne guardi un altro, che cazzo? Cioè. Ah no, dice, se fossi nel mood di vedere un film di cannibali che ho già, esatto, visto, visto che quest'uomo si vede tipo due film al giorno, una roba del genere. Che voglia. Sto pazzo malato. Però ci guadagna dei soldi sopra, quindi, vabbè, di conseguenza forse... È anche più giusto, anche giusto così. E si vedrebbe Cannibal Holocaust. Non mi ricordo, ne ha detto un altro molto famoso, ma non mi ricordo. Ma chi è che l'ha detto? Non credo, chi l'ha detto? Il Cinema Snob. Ah, ok. Ma perché il letto mi ha aumentato i cuori spirituali che avevo da quando aumenta? Perché se hai solo cuore, se sei in regime di, sì, cuori spirituali, costa, ti guadagni tre cuori spirituali. Ah, ribellina. Perché ho preso, se sei tipo giù, se sei Blue Baby, se sei Alasel senza cuori, olè. Ma è tipo molto orgasmica tutta sta roba. Sono stati zingiri, esatto. Che ti prende e ti parte bea. Zingiri. Shadows però ti prende di cosa. Dio del Legend. Siamo ancora Necropolis 1, niente Rush, mi sa. No, perché se parti con delle città devo cantare fortissimo, no, e mi faccio male. No, no. Esatto. No. Abaddon, no. Buongiorno. Buongiorno Abaddon, ok. Tanto stavo guardando Camera Caffè fino a 10 minuti prima di unirmi, quindi. Mado. Casa nella prateria. Amore! Rai adesso. Eh? La
dei Inerai non mi fa un cazzo. Inerai no, ora no. Potrebbe toglierti il quad shot e metterti il tree shot forse? Sì, non credo, niente. Però può darsi. Ci sono nella boss rush Lil Chub, Mitra, Kamikaze e Inerai. E prenditi la Mitra. Mac, tra poco sarò a Aeravate. Guarda, la io prendi, sto esco, girando. Cosa ha detto Mac? Non ho capito. No, che vi diceva Don Don che è a Aeravate, un posto lì di Elite dove si parte. Io sono lì che sto nerdando in giro cercando di capire come cazzo si fa a fare un combattimento senza farsi fare un culo a Tarallo. In quale lega sei? Mi mancava, se dovessi sincero. Sì, a Tarallo, proprio così spanatissimo. No, io no, sono partito nella lega di Blue Duel, ho fatto quella ufficiale e adesso poi mi metterò. Ah, ok, anche tu sei lì, quindi? Sì. Ok. Ah, no, perché anch'io. È quella più grossa, qualcosa trovi. La prima l'ho persa perché ho fatto una stronzata colossale. Però no, io è una sbatta la boss rush. Uscite con Telepis, rubate la mitra, non vale la pena affrontarla, secondo me. Ma sì, non bisogna mai mollare un cazzo. Sono a 18.000. Non stavo usando Belial. No. Sei un successo almeno 4 volte a me negli ultimi. Vabbè, anche se non lo usi, arriva comunque il patto con Satana. Dici? No. Sì. Basta avercelo. Ma sì? Sì. Sei sicuro? Io non l'ho usato finora per i coltelli e mi è sempre uscito il patto con Satana. Quindi io sono sculato. Perché non aumenta il danno dei coltelli? Sì, certo. Ah, ok. Io nel dubbio. Cazzo! Io ho qua di shot Bones Knife. Spirit of c'è the Night. C'è la camera da letto. C'è la camera da letto. C'è Robo Baby sotto. Ah, ho fatto due cazzate micidiali nel frattempo. Io devo dire di essere abbastanza OP, essendo anche Abaddon. Cioè, proprio. Elia, io non sento l'audio. What? Come non senti l'audio? Oh, non scherziamo. Sarai muto, Elia. Surprise. Così, io la butto lì. No, più che sì, molto è sordo, cioè se non sente l'audio. 200 persone l'avrebbero detto. Sì, che ce l'avrebbero detto. Avrebbero detto, guarda che l'audio è chiuso. Poi io vedo le barrette che si muovono, quindi... Siamo in 600. Primo oggetto di Cosa, scusa? Siamo una battuta. E Gabby è vero, no, era una battuta, amici. Mi sono un po' esaltato per un attimo. Siamo in 600. Non era spiegabile, in ogni caso. Sì, non era spiegabile perché, soprattutto oggi che siamo in forma, ci stiamo parlando sopra ad una velocità da record. Diamo quindi... il nostro meglio. Come dovremmo specializzarci? In che senso? Nel parlarci, cioè dire, mica, siamo talmente, tipo, prendiamo la specializzazione in parlarci sopra, andiamo al Guinness World Record. Ma basta andare in Parlamento, tipo. O i comizi televisivi, sì, di solito. No, non facciamo politica. E Norozus giù di satira politica. Ma giù di satira, basta che guardate, aprite qualsiasi dibattito politico ed è tutto questo. Vabbè, ormai è chi si parla sopra. Io non riesco a sopportarli perché si parlano sopra e basta, cioè non motivano, è una cosa che mi fa davvero incazzare. Chi è ancora vivo? Okay. Mi fa veramente dargli testa, sì, è vero. Andate a vedere. Siamo 65 tra qua YouTube, dice Argon, quindi mancano 4 per il Magic Number. 19 persone. Minchia, raga, ho la scelta e ho la roba è Experimental Treatment e la coroncina da principessa. Sti cazzi. Pageant Boy, tutta la vita Pageant Boy. Tra le due cose prenderò quella, però minchia, si è messi bene come scelta. Il cane della prateria. Sto prendendo danni a ripetizione. Sembra una Gatling del subimento danni. Vuoi dire una bella? Praticamente sì. Vuoi dire una bella Gatling? Ah, una bella Gatling. Sì, Xam. Scusa, arrivo un attimo. Chiedo venia. XKRAM80Z. Questo è quello con che... più incertezza, Mac, con più incertezza. Era un po' complicato. Cercate di tradurmelo voi perché ho fatto. Di solito ci riesco, però in questo caso mi ha dato un po' di problemi. Senti, tipo... benvenuto nella prateria e via. Cramrods, tipo una roba del genere, se non mi sbaglio. Benvenuto nella casa blu. Tu sei benvenuto nella casa blu. Tu sei benvenuto. No. Guardate un attimo il coso, guardate un attimo il... Perché non ho preso danni uscendo dalla stanza della Saccarvigio? Non ho so capito che questo stavo cantando. 92. Lo so, è il mio, è quel fan. No, ho capito. E si riferisce a me come sottoporto. Ho capito il sottoporco. Finalmente. Or sottopotto era Monster Co. Qualcuno che sì. Or sottopotto era Monster Co, ma la grande Monster Co di bruttissimo. Or sottopotto. Oppure a Marietto che mi chiamava Or sottopotto alle medie. Quello che sostiene quei grigi, però vedi c'è il contrappasso. Minchia, no, quindi è una brutta persona, capito?
No, no, dai, sono. Minchia, ma Naruto sono blu, cazzo. Ma accettalo. Azzurri al massimo. Minchia, non sei neanche ancora al grado dell'accettazione. Quelli dopo come pensi di affrontarli se all'accettazione ti fermi? Cioè? Raga, io vi spano, ma ogni orifizio presente sul vostro corpo. Oh, aspettate verso febbraio che faccio Freud sia in no, a breve faccio Freud in letteratura tedesca, comunque si fa, perché lo faccio in filosofia e su sta roba dei cuori grigi. Se vuoi ti spiego la fase anale come vuoi. Sì, è vero, è vero, è vero, mi sono dimenticato. Ma avete servito la fase anale di Freud. Raga, io sto svarionando durissimo sull'idealismo in sto periodo a scuola. Io ho smesso da 3 anni. Ah. Ma sto cazzo di Hegel che ci tu spara più la casa blu. Blu, oh yeah! Tu sei benvenuto. Sì, si è abbassato il tono. Tu sei benvenuto nella casa blu. Dicono vai fa. Dopo quella parte lì non lo so benissimo cosa c'è, che pezzo c'è. Ah, è vero. Per questo devo un attimo fermarmi. Ah, perché sei abituato alla no cut version, cioè alla director's cut. Nulla batterà mai Max su Trine. Comunque nulla batterà Max mai Zetto su Trine. Che parte, l'ho caricata quella che sembra Vagabond. Che si mette a cantare Vagabondo, l'hai cantata tutta, e al ritornello... bestemmione di quelli. Infatti tipo metà dei commenti erano oddio la canzone, minchia è bellissima. Io la canzone del Vagabondo a me è sempre piaciuta, io la so tutta. Però è bellissimo che sei partito serissimo. Sì, sì, è bello quello, cioè, quello è il bello della cosa. Ma anche Mecca, a un certo punto, tipo, nella vecchia fattoria, c'è zio Tobia, no, non mi ricordo come l'ha detta, comunque è arrivata a fare la rima e bram, tranquillone. Ma io non mi ricordo niente di quel giorno. Cioè, erano tipo le 4 di notte. No? Eravamo ubriachi fradici. Io non mi ricordo. Uno mi ha detto: sembrate ubriachi. Io gli ho risposto a suo tempo. Ma uno di noi era arrivato da una birreria. Ed è probabile, però forse Zetto. Era Zetto, io non ero arrivato ubriaco. Credo io. Sì, nel dubbio, credo lui. Ma... dubbio io. No, ma tipo a un certo punto è bellissimo che Mac proprio svariano a caso, fa tipo nella vecchia fatto quante mucche zio Tobia, porco non è possibile, dopo me lo vado a sentire, ma non è nel mio stile, non ci posso credere. Ma eri tranquillo, eri in stile molto troll, pezzo di merda, devi morire duro, quindi sì, ma ho capito, però così non è nel mio stile. Quello è il terzo episodio, quella è quella merda di terzo episodio che è iniziato con le scale, che devo ancora editarlo quando ci ha spostato. Sapete che devo andare avanti, però. Sì, devo caricare il terzo. Adesso che ho la fibra, posso caricare Trine. Prima ci mettevo 14 ore a caricare i file di Trine per quando fossero grossi. Adesso ci metto tipo 47 minuti. Quindi adesso, tipo domani o dopodomani, lo caricherò. C'era Curse of Darkness nella chest, perché? E gli oggetti fanno discretamente cagare. Proprio una merda. Tu sei benvenuto nella casa blu. No, non diciamo. Ah, nella chest, se non avete troppo sbatta di muovervi con Telepils, se si è dato Telepils vi porta alla stanza prima del boss, praticamente. Io c'è solo. Ma io me la faccio tutta la stanza. La combo è divertente, sta qui. Ma mi faccio tutto anche il Womb, già che è l'unica cosa che faccio. La combo è divertente, ma io rischio di morire tranquillamente. No, io ho tutti i cuori. Come cazzo fai a morire? Io ho tutti i cuori. Io anche oggi. Io oggi ho giocato veramente male nella puntata di oggi, quindi andate, se volete vederla, dura un'ora, poi sono morto. Sono quelle anche ti dura un'ora come al solito, dura un'ora come al solito, anche più di un'ora. Però poi sei morto. Ma poi sono morto, quindi... No, spoiler, cazzo, io me le guardo sempre le puntate. Ti fanno sentire male dentro. Giura. Però ho trovato un argomento fantastico. Quale? Visto che ha già... ha già incontrato un sacco di risposte, domande, tutte queste cose belle e meravigliose. E tipo, ho parlato per mezz'ora di Robot Wars. Possiamo parlare un'altra mezz'ora di Robot Wars? Quanto ne vuoi, guarda, Robot Wars è la vita, è l'esistenza. Oh, la grazie. Parliamo allora di per mezz'oretta di Robot Wars. Qual è il tuo robot preferito, scusa? Io sono sentimentalone. Chi è? Quindi è Hypnodisc.
Ibno, vabbè, ci sta, posso sopportare, posso sopportare. Io vado a risentirmi il bestemmione di Mac nel mente, così ve lo riferisco pari pari, eh. No, no, Disc era tanta roba, ma senza la parte finale, però Hypnodisc era... perché non ricordo i nomi degli altri, cioè mi è rimasto Hypnodisc impresso perché era lui il campione quando lo guardavo io e c'era lui. Sì, è stato il primo campione, no? Mi sembra. Sì, primo sì, sì, Hypnodisc primo campione. Io ero grande fan di Chaos 2, quindi quello con la leva. Chaos 2 era quello che aveva la leva che lanciava i robot. Esatto, faltava, esatto. Ricordo. Non mi ricordo un cazzo della mia infanzia. Dai. Perché Monster Jam non lo vedevate, Monster Jam? Monster Jam no, io perché... ti pago Grey Digger. Esatto. Sai perché? Digger. So perché, Mac, so perché, Mac. Puoi immaginare... Ah, perché c'era il mentecatto, giusto? Esatto. Il mentellone. Il grandissimo mentecatto, Zerg. Non mi limiterei a peccato. E qua vicino. Mamma mia. Tu sei benvenuto nella casa blu. Nella casa blu. Ecco, quando farò gli streaming su Twitch, il mio catchphrase quando si unisce un iscritto è benvenuto. Che canta, tu sei benvenuto, no? È per occhio al ho trovato il mio suono. Perché se ti fanno lo strike per il copyright della casa blu è proprio una cosa brutta. Sì, veramente. Sono 3 secondi, non possono fare un copyright in 3 secondi. Sì, questi qui della casa blu sono no, dei pezzi sotto i 5, sotto i 5 puoi fare quel cazzo vuoi. Satana. Norotus Fabro. Fabro. Questo mi sa che è un tuo amico. Questo è Mario. Ho sottopotto, sì. Dillo che ora comincio a lamentare che la sta andando male mentre in realtà sei un PS Fridge. No, dai, in questo caso no. Però è una cosa che di solito sono faccio. I termini. Scusa, Norotus. Sì, sì, c'è una certa... West dice... Concedetemi un attimo una smarchettata perché stavo solo riguardando un pezzettino di treno e sto già amore. Andate a vedere la... Vi linko il primo episodio in chat. Dovete assolutamente andare a vedere la serie su Trine. Perché è quello sport così... tipo basket football dove volavano. Oh cazzo, come si chiamava? Era Slam Ball. È vero. Slam. Guardavo anche quello. Io lo vedevo di brutto, quello io lo vedevo. Era troppo ignorante Slamball. Perché segue i canali YouTube americani, il capo di Screw Attack era un giocatore di Slamball. Ma dai! Sì. Oggi vi devo dire una cosa. Oggi eravamo a lezione, giustamente aspettavamo che arrivasse il docente, e non so come mai siamo arrivati a guardare dei video sull'hockey che si davano delle legnate allucinanti. E abbiamo scoperto che a regolamento, se un giocatore si toglie casco e guanti, può prendere a legnate un altro giocatore finché non è a terra. Sì? Sì? È una infatti, cosa normale. Quando partono le risse, quando partono le risse... Bisogna togliersi, la prima cosa che fanno è togliersi i guanti e il casco. E possono fare quello che vogliono. L'elmetto, mollano la mazza e si pestano a sangue, sì. Sì, perché così vengono espulsi per soli 5 minuti per rissa e cose varie. Se lo fai ma con casco e guanti, sono cazzi tuoi perché rischi anche le denunce legali, quindi non... Anche, era bello, anche Ninja Warrior. Ma anche Takashi Sasto. Vabbè, ci vecchi tempi per parlare... mai dire banzai. Comunque Takeshi's Castle è fatto proprio da Takeshi Kitano, regista che praticamente si paga i suoi film con queste porcate qua. Sì, esattamente. Ma fa dei gran film, sì, però non li vede nessuno, quindi li fa Takeshi's Castle per mantenere i film di concetto, anche c'è delle robe. E poi ha fatto Battle Royale e deve che è la sua più grande porcata quella. Però, sì. Ma credo l'abbiano preso come tratto, attore, tratto credo da, sia uno prodotto dei, lui. Tratto da uno dei miei manga preferiti, però vabbè. Bellissimo il manga di Battle Royale, cazzo. Stupendo il manga di Battle Royale, il film è una puttanata. Top il libro. Vabbè. Mi è piaciuto davvero tanto. Sì, anche il romanzo è molto bello. Sì, sì. No, vabbè, ma lì credo avesse fatto una parte, cioè non credo l'abbia prodotto lui. Sì, Takeshi's Castle. No, parlo di Battle Royale. Ah, scusa. No, ci sono altri film di Takeshi Kitano, a me che piace. Dici? C'è qualche dubbio. È suo? Mi? Penso proprio di sì, sai. Poi ci controllo, può essere, non è che non può essere, può essere. È il cattivone, Takeshi. E invece c'era... E muore. Un film bellissimo che era L'estate di Kikujiro. Oppure Achille la tartaruga. Di Takeshi Kitano, cioè L'estate di Kikujiro. Oppure anche Achille la tartaruga. Comunque ha fatto dei gran film. Achille la tartaruga. Sì. Oh, spieghiamo a tutta parla la chat tutto di arte, di Zerone di Achille la tartaruga, così gli mandiamo i mindfuck pesanti.
In realtà io la vedo molto matematicamente, che esiste sempre un sottomultiplo di un numero, cioè i numeri sono infiniti, quindi... No, ma andiamo in mindfuck sulla roba del... della roba della tartaruga che se è una tartaruga... No. Raga, Frank, se la tartaruga in chat, se la tartaruga parte prima di Achille, Achille non la raggiungerà mai. Punto. Voi prendete, io vi dico questo, resto a voi. Ciao. No, non lo so. Tra l'altro, belli, i matematici hanno, cioè, logicamente per dimostrare che non è vero, non è proprio una puttanata. Vabbè, basta che quella ci prendi. Una questione di derivate. La velocità è la derivata dello spostamento e. E allora dimostri abbiamo che... Abbiamo perso 10 persone. Ma avete perso meno, ma non nel senso che non mi sono interessato, che non capisco. Sono interessato, capisci, tutto sommato, ma non capisco. No. Se non è la tartaruga, a me che era quella forse della Achille la tartaruga. Vabbè. Il Zenone che spiega che praticamente la tartaruga è Achille, anche se Achille è più veloce, nello spazio... È come se percorreranno nello spazio infinito sempre un tot. E quindi, per quanto Achille in realtà possa avvicinarsi alla tartaruga, non la supererà mai. Perché ogni volta che Achille farà tot, anche la tartaruga farà tot. E sarà sempre così. Quindi, non riusciranno mai a superare. Non è questa, non è così. Proprio così, no, per sì, Zenone. Per Zenone era così. No. La questione è: se faccio partire una tartaruga 10 metri prima di Achille, Achille fa 10 metri in un secondo. In quel secondo, la tartaruga avrà fatto, esatto, 0,1. Allora, per fare quel 0,1, Achille ci starà 0,1 secondi. Ma in quel 0,1 secondi la tartaruga va fatto, esatto, un 0,001. Esatto. Quindi il discorso è che in teoria non potrà mai raggiungere la tartaruga. Che è quello che ho detto, quello che io, hai detto te. Più facile. Vabbè, più facile. Non so come renderlo più complicato. No, non ho capito, sì, cioè, tecnicamente... minchia, però va bene, nel senso. Allora, tecnicamente... Proprio la cosa esatta era che lui diceva: se appunto Achille e Tartaruga sono separati da tot spazio, Achille per raggiungere Tartaruga dovrà prima compiere metà del percorso, poi metà della metà, poi metà della metà della metà della metà della metà, quindi sarebbe immobile. Posso dire che è una stronzata? Sì, sì, è una stronzata. Ah, ok, no, va bene, no, perché non ci credo. Io e matematica siamo due mondi differenti, cioè, però. Qui è differenza tra fisica e ma ce n'erano i leggi di Zenone, tra l'altro. Ce sì, l'altra è quella dei, l'altra è quella della lancia, dipendente questo. Sì, e poi c'è quella del giavellotto, sì, la freccia, e poi c'è quella dei due che se partono quella dello stadio, ma quella lì è uno svarione importante. Sì, che tipo, dato che una linea è composta da infiniti punti, un oggetto dovrebbe percorrere infiniti punti per arrivare da un punto A a un punto B, ma dato che sono infiniti punti sarebbe anche infinito tempo, e quindi il movimento è un'illusione. Aspetta un attimo, no, il Scramoz non è vero, non stiamo streamando, no. Come io ho detto no, non stiamo streamando. No, stiamo streamando io e Mac. Io su YouTube, così anche chi non riesce a seguire la live per questioni di qualità può vederla. E beh, Mac qua su Twitch / Glitch. Poi adesso sicuramente c'è Argon che ci lancia, sì, le cose. Cosa? Tranquillo, no, che non, se non conosci i nostri nomi vuol dire che sei nuovo, se sei nuovo sei il benvenuto, quindi puoi stare... Sì, era solo per specificare a tutti i possibili nuovi, no, non stiamo, abbiamo tutti un canale ma non stiamo streamando tutti. Fermando solo io Narotus, poi adesso quando arriva la voce ad Argon, Argon ti fa vedere anche l'altro... canale, io anche se potrei streamare non lo farò, con lo stream di Rotus io lo dico subito, il lunedì non streamerò mai il lunedì sera, ma non ha senso, lo faccio da 59 episodi qua, perché cazzo dovrei streamarlo, cioè, no, ma ne mancano solo 10 ragazzi, comunque 60, già 59 ho 59 monete spaccate, finisci. Ah, per di più mi sei schiantata la tua live. Io adesso voglio vedere. Sto annoiando. Non mi farò andare in paranoia. No, a me, sta tranquillo, caro. Vado a giocare a Blood Bowl io. Così passo il tempo. Oh, minchia, hai detto due robe veloci, porca miseria. Infatti, vedo che stanno facendo un torneo. Io vado un attimo a farmi una campagna di Neverwinter, poi arrivo. Esatto, più o meno. Arrivo. Si parla di sta roba qua, più o meno. Ma no, in campagna, single player, dopo un po' salvo, yeah, più. Si vede una ma c'è il... l'hanno messo il salvataggio durante la partita? Perché... C'è save and quit. C'è save and quit? Eravamo in 70 prima di sto discorso. Bene, Greta, vuol dire che se ne sono andati i restanti ignoranti. Eravamo in 70 a ballare la Liga. Ma comunque non è vero che eravamo in 70 prima di questo, eravamo in 70 mezz'ora fa. Eravamo vicinissimi a 69 persone. Io ne ho 22, te 45. Fa 67. No,
Sì, la cosa che mi interessa è che sì, almeno si ritorni al, al numero pre-vacanza, al numero delle vacanze. E che poi in realtà, scusami, i miei 22 saranno quasi prevalentemente anche lì su Twitch. No, alcuni, soltanto sì, tipo diciamo, facciamo una metà. Secondo me ne ho 10 io, 10 te. Stiamo ritornando, nonostante il fatto che ci sia la scuola, stiamo tornando comunque ai numeri della... delle vacanze. Adesso cerchiamo di da qui di salire. Sì, vediamo un po'. Prossimo passo. Non fateci fare, non fate fare a me make il discorso di cui abbiamo parlato. Io ho messo un link sulla chat. E make abbiamo fatto tutto un bel di a qua andata a Genova, dovete capire che abbiamo avuto il modo di parlare un po' tutti e un giorno usciranno le robe. Vi usciamo le lance. Ma Edo ci starebbe quando si scrive. Minchia, sei ancora lì. Che cosa? Beh, sei ancora lì. Dov'è che sta? Ma porca puttana. Sul soffitto XK. Se signor, ma che si è cacato per M800. Si è cacato per il video di quello di bugie, ma Vedi che avevo problemi, vedi che c'hai problemi solo io, non c'ho problemi, Comunque benvenuto al soffitto, ragazzi. Ma ragazzi, non è che è proprio il rapporto di VG intendi Videogiochi Italia? Sì. Perché Videogiochi Italia non è che è proprio... No, non ci sentiamo da parecchio. Noi, io e Videogiochi Italia è un bel po' che non ci sentiamo, quindi... No, mi sarebbe dispiaciuto senza dubbio, fosse veramente stato l'ultimo video, ma... Senso. Mi vado a pigliare da bere, arrivo. Ma anche voi siete diventati Lord of the Flies? No, just. Io... Che poi non si nota perché col coltello non stacca. Sì, infatti. Porca non è ancora successo. Vedi, se non sei diventato Gappi comunque in ogni caso qualcosa. No, vabbè, sono Lord of the Flies. Vedi? Ciao Nine Player, c'è un nuovo ragazzo. Ciao Nine Player. Ciao caro. Prima dire una roba io me la sono dimenticata duro. Ah no, Nine Player. Qualcuno in chat ha giocato a Vlad, okay. E qualcuno in chat ha preso Blood Bowl 2. Dai, in chat ditemi se avete preso Blood Bowl 2 e che classe usate, che razza usate se l'avete preso. Gplayer Ita, benvenuto, ti stimo professionalmente, sei anche iscritto. Ottimo, grazie. Grazie. Allora, sono io comunque ho detto sei ancora lì, sono alla chest. Tranquilli. Anche te sei alla chest, allora dai. È fatta, dai. Rompano le scatole, non capiscono che noi abbiamo i nostri tempi. L'eretica sì. Chat che non compra Blood Bowl 2. Vabbè, è un gioco che ha i suoi... Ma dai, comprate. Ha i suoi tempi, è una cosa un po'... Cioè, come... Per apprezzarlo come tipo Crusader King o Europa Universalis, che uno ci deve stare tanto dietro per poter capire bene come funziona. No, il regolamento non è tanto non è difficile, però capisco che possa essere una cosa da è difficile, è frustrante se uno non ci capisce. Esatto, bisogna le tattiche, come usare le squadre, è una cosa che magari ci vuole un po' di più. Edux, avrei voluto comprarlo, ma tra poco c'è il DLC di Bloodborne, non ho tutti questi soldi. Minchia, il DLC di Bloodborne non è neanche ancora in vendita, cioè... Tra poco esce anche... Esce a novembre. Esce a novembre, al momento non si sa una minchia, poi no, Bloodborne, raga, se avete un PC, compratelo su PC. E a ottobre mi sa che esce WWE 2K16, quindi ho tanta paura. È uscito NBA Live 16 adesso. Sì, visto. Che ha detto che sia il migliore. No, non parliamo di Bloodborne, tranquilli. Sì, tra l'altro ha tipo una storia, ha la modalità storia, sì, fatta da Dio, da Spike Lee. Sì. Ho vinto che cosa? Interessante. E Davide, sì, NBA 2K16, sì? Ha la modalità Creator Player classica, no? Però con una storia scritta da Spike Lee. Quindi credo sia molto figa come cosa. Sì, hanno detto che è una cosa stupenda. Sì. Ah, meno male. Perché in generale, tipo, ho guardato. Con Spike Lee potrebbe essere bello quanto una merda, Cioè, un attimo ogni... Tra l'altro hanno anche cambiato il sistema di tiro, cioè non è più quello a stacco, ma c'è proprio la barra adesso, perché non si capiva una bega.
diciamo che è un po' più intelligente come sistema di tiro. Dico, una cosa che mi preoccupa di WWE 2K16, quella di 15, che è sempre, si è sempre portato dietro, un problema che è sempre portato dietro, è i rimbalzi, erano, il sistema di rimbalzi era un attimino macchinoso, invece hanno detto che il sistema dei rimbalzi finalmente dopo 10 anni l'hanno modificato ed è divertente da fare, quindi... Ho anche letto che tipo è molto difficile, cioè anche a difficoltà basse, se magari non l'hai mai giocata a un NBA, è un bordello. Io sto per rispondere serio a Wasteful. Vabbè. Io ho rischiato di morire contro Blue Baby perché non mi sono reso conto, volevo tankarlo duro.